L'arrivo del Level 5 Vision per l'estate 2024 è imminente. Per celebrare tale evento, oggi vi esporrò tutte le mie aspettative e speranze per il professor Layton e il nuovo mondo a vapore. Non si tratterà solo di un elenco di desideri per il prossimo capitolo della saga, ma sarà un viaggio indietro nel tempo volto a scavare nel passato della serie in un nostalgico tragitto che esaminerà i temi cardine della storia dell'archeologo londinese. Essendo un video pensato per i fan hardcore, vi informo che ci saranno pesanti spoiler su tutte le produzioni, dai videogiochi agli anime, quindi se ancora vi mancano capitoli da recuperare, procedete a vostro rischio e pericolo. Prima di ascoltare i miei pensieri sul titolo, che sembra portare il franchise ai massimi livelli, potete supportarmi tramite semplici azioni come lasciare un mi piace, iscrivervi se siete nuovi e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sul rilascio dei nuovi contenuti. L'importazione di Catriel nell'universo della serie fu un evento che spezzò l'entusiasmo della community. Complice un carattere non espresso nel migliore dei modi e l'assenza di una storia che mostrasse il suo lato umano, non riuscì a conquistare l'empatia del pubblico ancora legato allo stile iconico del padre. Sebbene Mystery Journey sia un disastro sotto tutti i punti di vista, va riconosciuto come le criticità del personaggio siano circoscritte nell'ambito del videogioco, poiché l'anime è riuscito nell'intento di conferirle la giusta personalità, trasformandola da una semplice amante di dolce riposo a una protagonista con dei sentimenti e un modo di pensare unico. Essendo ambientato solo un anno dopo il futuro perduto, le probabilità di vedere Catriel sono nulle dal momento che ancora non era nata, tuttavia il mondo a vapore potrebbe essere una buona occasione per sviluppare meglio alcune tematiche del tesoro delle reliquie con potenzialità enormi. Innanzitutto si potrebbe introdurre Marina, la futura moglie di Luke, sua aiutante nella risoluzione dei misteri come rivelato anche dal profilo ufficiale dell'anime di Layton. In secondo luogo sarebbe entusiasmante porre al centro delle vicende i veri genitori di Catriel, un personaggio con una storia scritta in maniera divina che ricalca pedissequamente quella del professore. Entrambi sono stati strappati via alla loro famiglia a causa di pericolose organizzazioni prive di scrupoli. Anche se nelle campagne marketing è stato messo in chiaro fin da subito la funzionalità della produzione di sequel diretto dell'esalogia, non è stato mai rivelato il suo ruolo di prequel e di come costituisca un anello fondamentale che servirà ad allacciare il passato raccontato nei videogiochi e le vicende narrate nell'anime. Il fatto che Level 5 non abbia mai esplicitato la timeline completa finora mi porta a ipotizzare due scenari. Il primo è che tali informazioni verranno comunicate nei prossimi trailer. Il secondo è da ricondursi alla scelta di rimuovere o quantomeno mettere l'argomento Catriel, che avrebbe necessitato di molta cura a livello narrativo, eliminando così il rischio di imbattersi in eventuali buchi di trama per le future opere. Una scelta esente da pericoli, ma che perderà l'occasione di intessere una storyline intricata come poche che avrebbe dato grandi soddisfazioni ai fan di vecchia data. Riprendendo il punto precedente, ciò che apprezzo di più nei videogiochi è quando la narrazione si distacca dalle convenzioni classiche da cui ha avuto origine e inizia a coinvolgere minacce a livello globale. Da tale prospettiva, la trilogia prequel del celebre archeologo ha un fascino inarrivabile per la profondità delle tematiche affrontate. La tecnologia degli Aslant rappresentava ben più di un temibile potere, ma uno strumento che agiva da monito riguardo la reale natura umana in una critica che partiva da ancora prima delle vicende del professore, perché quel che è accaduto nell'ultimo capitolo era inevitabile in quanto già scritto nel DNA della nostra civiltà. La serie in questione deve il suo successo a racconti costruiti in maniera impeccabile che affrontano materie sociali difficili da trattare in opere del genere, prestando sempre attenzione a relegare le denunce in secondo piano dietro una storia che sia di fantasia solo all'apparenza. Essendo il nuovo mondo a vapore potenzialmente l'inizio di una trilogia, è ovvio come il compito di questo capitolo non sarà quello di esplodere in un finale titanico, ma sancire il risorgimento del franchise introducendo personaggi ed eventi che avranno modo di svilupparsi nel corso dei successivi episodi, e solamente a quel punto culminare con un epilogo indimenticabile capace di replicare quel senso di chiusura di un'era che rappresentò anni fa il futuro perduto. Io sono del parere che personaggi e situazioni abbiano bisogno di tempo per evolversi e acquisire
acquisire il peso che meritano. Confinare tutti in un unico titolo si tradurrebbe nello sprecare delle potenzialità, impedendo all'utente di metabolizzare informazioni che potrebbero costituire il propulsore di successive opere. Se ad esempio l'eredità degli Aslant fosse stata rivelata già nel richiamo dello spettro, non solo non avrebbe avuto senso di esistere l'intera trilogia prequel, ma si sarebbe snaturata l'aura di mistero attorno alla civiltà, quel clima di tensione che grazie alla distribuzione in tre capitoli ha costituito il più grande punto di forza della narrazione. Con quest'ultima produzione, il tesoro delle reliquie sembra condividere sia contenuti sociali che psicologici, dando l'impressione di essere solo la conclusione di una trama già sviluppata in precedenti titoli. Se ciò dovesse corrispondere al vero, l'antagonista, se non di questo capitolo, almeno della trilogia, potrebbe essere Kyle Ezzan, il vero padre di Catriel scomparso in circostanze oscure e che molto probabilmente è stato corrotto dal potere in maniera non dissimile da quanto accaduto con Leon Bronef. Una genialata narrativa di tale portata sarebbe l'unico motivo per giustificare l'atto stesso di aver riesumato la saga e di aver scelto di farla continuare dal futuro perduto, la vera conclusione di un'esalogia che ha inventato un genere. Il deuteragonista della serie, Luke Triton, ha sempre avuto il ruolo di chiarificare i lati oscuri della trama con domande che simulassero le perplessità del giocatore che altrimenti si sarebbe sentito perso nei complessi retroscena dei capitoli che vengono spiegati proprio dalle interazioni tra Layton e il suo apprendista. Essendosi raramente distinto per la risoluzione dei casi, affidati invece all'ingegnosa mente del professore, Luke è sempre stato un exploit narrativo destinato a filtrare le informazioni per l'utente. Per tale motivo l'ho adorato tantissimo nel Tesoro delle Reliquie, dove da un bambino da proteggere si trasformava in una spalla del suo mentore, aiutandolo in quella che probabilmente è stata l'avventura più pericolosa di tutte, che è al limite della canonicità, date le sue pesanti ripercussioni sugli eventi futuri. E dai trailer mostrati finora sembra a tutti gli effetti che il gioco segua questa traiettoria di sviluppo con un Luke maturato tanto interiormente, riuscendo a superare il trauma dell'allontanamento dal suo maestro, quanto in termini di popolarità, nel titolo viene definito con l'appellativo di detective. Forte delle conoscenze apprese durante la sua infanzia, ha risolto vari misteri nella città di Steam Bison e sarà epico vedere come assieme a Layton farà luce su un arcano che sembra molto diverso dai casi precedenti. Sono del parere che Flora sia nata in qualità di personaggio che doveva essere più che un mero completamento del trio e meritava sicuramente una crescita migliore che andasse oltre il suo semplice ruolo di comparsa. Aggregatasi al gruppo al termine della prima avventura della saga, ha partecipato, seppur non nella loro interezza, a tutte le avventure della trilogia originale, purtroppo confinata ad un ruolo di secondo piano, senza mai essere davvero indispensabile nello svolgersi delle storie. L'impressione che ho avuto è che Flora fosse più un fardello narrativo che un elemento necessario degno di esistere indipendentemente dalle circostanze. Nel Paese dei Misteri era l'obiettivo finale, la chiave da trovare per giungere alla soluzione del caso. Nello scrigno di Pandora si è tramutato in un espediente per consentire l'entrata in scena di Don Pablo. Ma è solamente nel futuro perduto che apparve evidente come la sua unica funzionalità fosse quella di essere un intralcio nel percorso di Layton. Anche se in quest'ultimo capitolo trova maggior coerenza logica, essendo inserita all'interno della cornice di iperprotezione del professore a seguito del trauma di Claire, continua a mancare una retrospettiva psicologica del suo personaggio. Flora ha vissuto segregata in una torre al centro di una città costruita con l'unico fine di proteggerla, ma non abbiamo mai avuto un riscontro diretto di tutte le ripercussioni che ha avuto su di lei il vivere reclusa in una prigione dorata. Ho apprezzato molto la scena inedita finale della remaster in HD del Paese dei Misteri su smartphone, dove viene posto l'accento sul suo lato umano mostrando la sorpresa nel vedere la città di Londra, caratterizzandola in maniera non dissimile ad Aurora dell'eredità degli Aslant. Non sappiamo ancora se sul dirigibile di Layton visto nel trailer ci fosse anche Flora, ma in caso affermativo indicherebbe una sua maggior partecipazione nelle vicende dei futuri giochi. Deathcall, il mio personaggio preferito dell'intero panorama videoludico, che ha fatto della teatralità il suo stile di vita, diventando un'icona amatissima dalla community. Dopo il triste addio nell'eredità degli Aslant, dove assieme al suo fedele Raymond partiva alla ricerca di un nuovo scopo nella sua esistenza, non abbiamo più avuto sue notizie. Ho nutrito speranze di rivederlo con l'arrivo dell'anime, soprattutto nel Tesoro delle Reliquie, che prende una svolta più matura e cupa, ma anche lì nessuna traccia.
The Skull ha rappresentato il motore responsabile della progressione di tutta la seconda trilogia e, considerando la sua reale identità, sarebbe insensato da parte di Level 5 dimenticarsi di lui. Mi sono sempre domandato a cosa si fosse dedicato durante l'arco narrativo che va dal Paese dei Misteri al Futuro Perduto, ambientati appunto dopo il termine delle vicende riguardanti gli Aslant. E ho sempre voluto pensare un suo coinvolgimento in imprese altrettanto ciclopiche, inerenti lasciti di antiche civiltà, innestati in contesti sociali corrotti, in maniera simile a quanto avvenuto con la Targent. Probabilmente sono solo mie fantasie, ma mi piace credere che dietro l'identità dell'ingegnoso Hank Muffin si nasconda proprio The Skull, il talento dell'ingegneria che ha reso leggendaria ogni sua apparizione. Che si tratti solo di una speculazione o meno, non cambia il fatto che occupi un ruolo fondamentale all'interno della serie ed è quasi un obbligo renderlo partecipe in questo episodio rinascita del professore. Se il ritorno di The Skull potrebbe essere considerato un evento epocale che farebbe felici tutti i fan del franchise, la situazione diventa più delicata riguardo la probabilità di rivedere Leon Broneth. La conclusione dell'esalogia ha visto infatti il suo arresto, dopo essere riuscite egregiamente a delineare perfino il suo personaggio. Ma l'eredità degli Aslant si svolge cronologicamente molto prima del Futuro Perduto, il che significa che Broneth potrebbe avere già scontato la sua pena e forse non in questo gioco, ma nei successivi capitoli potrebbe avvenire l'incontro con il figlio in qualità di vecchi amici, come volontà dello stesso Layton. Per quanto riguarda Bill Hawks, l'antagonista più viscido in assoluto non solo di questa saga ma dell'intera enciclopedia dei videogiochi, non è passato un solo giorno dalla fine del Futuro Perduto in cui la community non abbia sperato che pagasse definitivamente per le sue colpe. Nel suo personaggio convergono le peggiori qualità esistenti, dalla corruzione della società all'ipocrisia della razza umana, e sarebbe un sollievo vederlo incastrato nel nuovo mondo a vapore dal professore che vendica finalmente la sua amata Claire. Dubito che il primo ministro sia rimasto ancora a Londra con rischio di essere incriminato dopo il polverone sollevato da Dimitri e Clive con la rivelazione di ciò che era accaduto con il primo esperimento della macchina del tempo. In più, sospetto fortemente che dietro la maschera di Steel Bison, di esemplare città all'avanguardia, si celi una realtà dittatoriale in cui l'evoluzione tecnologica costituisca solo un elemento nelle mani di un'elite. Non sono state rivelate informazioni dettagliate in merito alla trama, ma se da come è emerso il progressismo sarà il tema cardine, non posso fare a meno di pensare a Bill Hawks e una sua potenziale implicazione. È da parecchio oramai che l'universo di Layton non ci delizia con scontri colossali degni di donare epicità alle fasi conclusive. L'elemento che ha permesso al Futuro Perduto il passaggio da titolo eccezionale a capolavoro indimenticabile è costituito dalla Fortezza della Follia, l'enorme apparato frutto dell'ingegno di Clive. È stata la mitica battaglia contro il ragno meccanico guidato da The Skull che ha fatto diventare il richiamo dello spettro un capitolo indimenticabile che sfocia nell'epilogo più commovente del franchise. Ed è il solenne detragigante a costituire il propulsore del segmento finale dell'Eternativa, una produzione superba. Di particolare utilità è l'analisi di quella che nell'ultimo trailer viene definita come la struttura dove risiede il geniale inventore Hank Muffin. Un'imponente costruzione circondata da ingranaggi, lancetti in movimento, con la presenza sul lato destro fin anche di un braccio meccanico. Conoscendo lo stile di Akihiro Ino, non mi stupirebbe per niente se quell'enorme marchingegno si trasformasse alla fine del gioco in una macchina infernale, analogamente al faro del Tamigi della falsa Londra che fu sotto gli occhi del giocatore per tutto il tempo, ma che si rivelò essere solo una copertura di un apparecchio demoniaco con una potenza distruttiva senza precedenti. La maschera dei miracoli è stato un gioiello da ogni punto di vista, dalla narrazione alla direzione artistica, ma l'assenza di un conflitto finale ha penalizzato il climax di una storia scritta egregiamente che aveva ancora potenziale da esprimere. Discorso simile per l'eredità degli Aslant, dove l'attacco dei Golem viene interrotto così rapidamente da togliere spazio allo sviluppo di ansia e tensione riguardo l'imminente distruzione della Terra. Quest'ultimi due esempi rappresentano la prova concreta della necessità per la memorabilità di un'opera di affidarsi a un evento progettato accuratamente, possibilmente una battaglia titanica, che non si esaurisca nell'arco di pochi minuti, ma che diventi l'icona stessa del prossimo capitolo e che lo renda simbolicamente eterno.
Può sembrare un'ovvietà, ma è di notevole rilevanza approfondire l'argomento localizzazione. Il tema viene esaminato quasi sempre nell'ambito dei giochi di ruolo che, facendo largo uso di dialoghi ed essendo costruiti su trame che vengono spalmate lungo le decine di ore di durata dei titoli, necessitano di traduzioni accurate per rendere comprensibile la narrazione. A mio avviso, su Layton la localizzazione merita tanta priorità, se non addirittura superiore a quella dei JRPG. Essendo la storia molto più contenuta, la densità di informazioni sparse nella produzione è maggiore ed è ancora più importante la chiarezza dell'esposizione, dato che il più insignificante dei dettagli potrebbe rivelarsi un elemento chiave per la risoluzione del mistero. Inoltre, il peso della coerenza e correttezza della traduzione si fa sentire ancora di più sul tema che costituisce il nucleo dell'opera, il puzzle design. Dopo la morte di Akira Tago è stato quasi toccato il fondo con lo scempio di Misteri Giorni, dove per ironia della sorte molti quesiti erano quasi irrisolvibili, ma non per una loro difficoltà intrinseca, quanto piuttosto per un'ambigua formulazione degli stessi e una pessima localizzazione, che diversamente dalla tradizione non fu supervisionata da Nintendo. La situazione era talmente scandalosa che il processo deduttivo si traduceva nel trovare la soluzione senza nemmeno leggere il quesito, portando l'utente stesso prima a ricostruire la domanda sulla base di ciò che era rappresentato a schermo e solamente dopo cercare di rispondere. Era per giunti inesistente l'esigenza di ricorrere agli aiuti, che erano finanche più vaghi del testo e spesso totalmente inutili, non spiegando nulla di nuovo rispetto alle conoscenze già in possesso. Per evitare che si ripetano disastri del genere, oltre ad un puzzle master che sia in grado di proporre enigmi stuzzicanti e convincenti, sarà fondamentale un'ottima parafrasi degli stessi per essere sempre comprensibile e divertente indipendentemente dalla lingua di gioco. Oltre ad una localizzazione degli enigmi che sia di ottima fattura, è necessario a monte un'attività di puzzle design capace di replicare gli eccezionali risultati del passato. Penso che uno di quei momenti che tutti i fan ricorderanno benissimo della saga sia legato ai rompicapi del paese dei misteri che richiedevano l'utilizzo di sistemi di equazioni che, complice la tenera età, avveniva ancor prima di averle affrontate durante il percorso scolastico. Il senso del titolo era quello di spingere l'utente a cercare strade alternative per giungere alla porta della soluzione che con le giuste conoscenze si sarebbe aperta senza il minimo sforzo. Oggigiorno una scelta del genere risulterebbe anacronistica. Ogni possibile variante di problemi puramente matematici non avrebbe più lo stesso impatto di una volta, dato che i fan storici cresciuti a pane enigmi li risolverebbero istantaneamente in virtù di automatismi appresi durante il corso degli anni. Non a caso, già dallo scrigno di Pandora, quesiti di tale tipologia diventano sempre più rari da trovare. La scelta, a mio avviso, migliore sarebbe quella di concentrarsi in attività che stimolino il pensiero laterale richiedendo una buona dose di ingegno. Il re del settore era senza dubbio Akira Tago, citato in ogni capitolo come Puzzle Master, che era noto per la creazione di vere opere d'arte nell'universo logico-matematico, dove anche la minima informazione trascurata costituiva un ostacolo per giungere al risultato tramite la sua originale interpretazione del concetto di risoluzione. La direzione cambiò poi drasticamente con Misteri Giorni, dove l'impianto dello scadente puzzle design imponeva al giocatore, prima ancora di cimentarsi in qualsiasi ragionamento deduttivo, a testare soluzioni banali, che vanificavano pure il tempo utilizzato per la lettura del testo. L'utente non si sorprendeva più se la risposta di un complesso enigma era zero o nascondeva trabocchetti di questo tipo, perché anche il più interessante dei quesiti si trovava al di sotto della qualità media del franchise. La mia impressione è che la storia non si ripeterà, in quanto Quiznok, un gruppo di professionisti del settore che lavorerà ai puzzle di questo capitolo, ha dimostrato nell'ultimo trailer di aver saputo catturare la visione del maestro Akira Tago, proponendo un enigma ben congegnato in cui non manca il classico tranello, che è innestato in maniera intelligente e originale. Anche se si è trattato solo di un piccolo assaggio, è stato sufficiente a dimostrare il talento di questo team, che sono convinto avrà in serbo tante idee innovative per rendere il gioco sempre interessante. Chiudiamo con l'elemento distintivo di ogni capitolo di Layton, che è sicuramente il comparto grafico. Col nuovo mondo a vapore, la direzione artistica ha cambiato registro, sfociando in uno stile anime delizioso da guardare. Dai trailer mostrati finora abbiamo solo un accenno alle strade e alla grande piazza di Steam Bison, quindi c'è ancora parecchio da scoprire sulla mappa del gioco. E malgrado sia difficilmente conciliabile con il setting di questa città in cui la tecnologia la fa da padrona, il mio più grande desiderio è il ritorno di quel tocco suggestivo da parte degli artisti che aveva contraddistinto l'ambientazione notturna del paese dei misteri e che toccò l'apice con la meravigliosa Fall Sense dello scrigno di Pandora di cui tutti i fan si sono innamorati.
Scorci del genere sono stati riproposti prima con la nebbiosa Mistalleri, poi con la vivace Montedor, luoghi ricchi di fascino ed incantevoli nonostante il fatto che si trovassero agli antipodi. Da un lato un'area cupa che varchi i confini dell'horror, dall'altro il luogo dei sogni dove ognuno vorrebbe vivere. Con l'eredità degli Azland si abbandonò la struttura confinata a un'unica zona di gioco in favore di un'eterogeneità ambientale che, sebbene ricca e stupefacente, fu priva di quell'identità stilistica che da sempre era stato il tratto caratteristico della serie. Pertanto sarebbe meraviglioso se il gioco tenesse testa persino alle vette sancite nel passato, regalando paesaggi mozzafiato accompagnati da musiche grandiose che dall'antipasto dei trailer si sono dimostrate come al solito eccezionali. Passati in rassegna la mia lista di desideri per il capitolo che segnerà la rinascita di Layton, concludo con la speranza che il nuovo mondo a vapore dia la spinta alla saga per espandersi in settori già esplorati in passato. E non mi riferisco tanto ai manga, quanto a film e anime che hanno dimostrato funzionare perfettamente offrendo dimensioni alternative del franchise. Oltretutto ci sono ancora tanti elementi da scoprire, come la gestione del passaggio di testimone tra le icone secondarie del microcosmo di Level 5. In particolare gli eredi di Nonna Enigma e degli ispettori Shelmy e Groschi, che sono stati i simboli della serie. Mettendo da parte le mie speranze, adesso ditemi voi cosa gradireste nel prossimo videogioco del professore. Quali sono gli elementi che vorreste in questa nuova iterazione? Scrivetelo pure nei commenti, leggerò con piacere tutte le vostre aspettative, in quanto sono curioso di conoscere i pensieri della community in merito. Ma prima, se non volete perdervi le ultime notizie su Layton o l'universo Nintendo, non dimenticate di seguirmi su tutti i miei social con i link in descrizione. Nel primo commento trovate anche il mio canale Telegram con cui potete supportarmi gratuitamente, dedicato alle migliori offerte dei videogiochi. In sovrimpressione vedete altri miei contenuti sulla serie, come la timeline e la classifica di tutti gli episodi. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!